Allora, buongiorno a tutti, siamo a posto, l'orario è perfetto, posso parlare troppo alto volume. Ok. Buongiorno a tutti. Prima di iniziare, quanti di voi sono imprenditori? Bravissimi. Quanti di voi imprenditori e start-upper? Mi dite la differenza? Quanti di voi invece sono dipendenti? Vedo imprenditori che sono anche dipendenti. Di se stessi. Quelli si chiamano freelance. Quanti di voi freelance? Ok. Allora, nel 2008 circa ho aperto la mia seconda azienda. Eravamo in tre, pieni di belle speranze, pieni di entusiasmo e con un ufficio microscopico. Siccome nella divisione dei ruoli a chi è toccato fare, tra virgolette, da commerciale, barra consulente, barra quant'altro, è toccato a me, io dal giorno 1 della creazione della mia azienda, di cui do degli indizi, ma non dico il nome direttamente, non ho avuto una scrivania. Questo cosa ha comportato? Che, bene o male, sì, andavo in ufficio di tanto in tanto, molto più spesso ero in giro, però mi accampavo dove meglio potevo, quindi la scrivania vuota per questo motivo, il divanetto in piedi appoggiato a un bancone alto che avevamo, sopra la televisione, a casa perché non c'era spazio, nel bar di sotto. Ad un certo punto, un paio d'anni dopo, ci ingrandiamo l'ufficio, passiamo da 40 metri quadri a 250 metri quadri, quindi ci sarà sicuramente lo spazio anche per me? No. Mi sono ritrovato di nuovo a vagare in giro per l'ufficio, un po' perché comunque non mi dispiaceva essere a contatto con tutti, un po' perché capivo benissimo che bisognava dare un maggior vantaggio lavorativo a chi comunque aveva bisogno di lavorare vicino in un preciso momento o piuttosto che dialogare. Questo negli anni e comunque venendo da un'esperienza di freelance che mi ha sempre portato a lavorare nelle sedi delle aziende, da casa, nei bar, non dico Starbucks perché è aperto adesso in Italia, quindi nei bar, da bravo italiano, che avevano il wifi o attaccandomi al mio bel cellulare, mi ha portato a fare qualche ragionamento in più su quello che è il mondo del remote working. Uno dei primi ragionamenti che ho fatto è detto, vabbè, remote working, tutte queste buzzword anglo qualcosa, chiamiamola come si deve chiamare, telelavoro. No, perché il telelavoro è comunque normato nel nostro paese, ti impone di lavorare da un posto fisso, stabile, quello lì, casa tua normalmente, con la sedia a norma 626, il tavolo ad una certa altezza, la connessione che deve essere di un certo modo e gli strumenti aziendali che non si possono mischiare con gli strumenti personali, manca solo che uno debba fare la linea elettrica dedicata per chiarire un po' il quadro della situazione. In più non era minimamente il mio, ma il modo di lavorare che avevamo in azienda. Quindi, abbiamo detto, ok, quello che facciamo è remote working, lavori da fuori, dove tu sia, l'importante è che tu possa lavorare. Non è proprio remote working, perché poi, vabbè, nel mondo IT è bello, il mondo IT è bello perché si creano delle buzzword, quindi più o meno la roba è sempre la stessa, con dei nomi differenti, in base al luogo in cui vi trovate, il periodo storico, e al responsabile commerciale della grande azienda che ha commissionato uno studio. Quindi arriva il concetto di smart working. Smart working, per cui in Italia c'è anche stato uno studio importante fatto da osservatorio.net, è una nuova filosofia manageriale, e già qui filosofia manageriale, che è fondata sulla restituzione alle persone del loro tempo, cioè perché spendere, anzi buttare via il tempo nel fare commuting, quindi da fare 50 minuti ogni mattina per andare in ufficio,
dall'altra parte della città o a due province di distanza, o perché non avere il tempo personale per fare la spesa, perché quando esco dall'ufficio è sempre tutto chiuso, e cose del genere. In più, diamo gli strumenti a queste persone che vogliono lavorare da fuori per poter lavorare meglio, più intelligentemente, smart. Bellissimo. Bellissimo, solo che smart working ormai non è proprio più di moda. Adesso si parla di agile working, da non confondere con l'agile, che è un altro approccio, che è un approccio più orientato allo sviluppo del software o uno stile di vita, come volete apprendere, però non è l'agile working, perché il lavoro agile, in questo caso working va tradotto in lavoro perché è un termine tutto italiano, il lavoro agile è definito dall'agile.org UK, è definito come quel processo che porta le persone, i processi, le tecnologie, a definire i giusti tempi e luoghi per realizzare determinate attività nei modi più efficienti ed efficaci. Quindi ancora qualcosa di più forte come valore dello smart working. La roba è sempre la stessa, lavora dove lavori meglio, ottieni migliori risultati. Però il succo di tutti questi nomi è che il remote smart agile working non è comunque telelavoro, cioè non c'è un'imposizione di un orario d'ufficio, è quello, non c'è un'imposizione di lavori da casa tua, ma è casa tua, non puoi andare a lavorare da un'altra parte. Non è un'imposizione di strumenti, devi solo usare questa cosa qui perché altrimenti non sei nella politica aziendale di questo e quell'altro. È un modo di lavorare più orientato ai risultati piuttosto che al monte ore. Quindi lavoriamo per dare valore alla nostra azienda, non lavoriamo per cubare ore in un calendario. Questo è sicuramente una cosa molto forte da ammettere, anche perché molto spesso l'orario, almeno nel mondo nel knowledge working, quello in cui più o meno spero che ci siamo tutti, è difficile dire per 8 ore sono produttivo. Non sono una macchina che stampa bottiglie, cioè devo pensare, devo passare del tempo a studiare, devo anche riposarmi un attimo mentalmente, spegnendo il cervello, mezz'ora guardando su YouTube le peggio fesserie. Però il discorso è, nel nostro mondo lavorativo bisognerebbe più puntare al risultato che alle ore per ottenerlo. Se raggiungo lo stesso risultato in meno tempo, meglio, ho più tempo da dedicare in attività lavorative, sì, perché comunque vengo pagato per quelle ore lì, però magari in attività lavorative che portano valore aggiunto all'azienda, ma anche a me stesso, in quanto ho tempo per studiare, per apprendere cose nuove e per migliorarmi nel mio lavoro. Tutto il tempo che risparmiamo lo possiamo anche spostare da un'altra parte. Cioè, perché devo fare il pendolare? Io vivo a Faenza, ridente cittadina della Romagna, l'azienda ideato è a Cesena, ridente cittadina della Romagna. Ridenti cittadini della Romagna che stanno comunque a 40 km di distanza. Adesso io mi ritengo fortunato perché per fare 40 km ci impiego 25 minuti, a Milano per fare 4 km è un'ora e mezza. Quindi da questo punto di vista qui esco di casa, prendo l'autostrada, esco dall'autostrada, entro in ufficio, 25 minuti, 30 se c'è stato il classico incidente sulla 14, sono in ufficio, a posto. Magari se ne ho voglia prendo il treno, torno a casa o prendo il treno il giorno dopo, sempre 20-25 minuti, porta. Però sì, ma cioè, pendolare, lo stress della guida, il fatto che comunque sono limitato nei miei spostamenti, nelle cose che posso fare, ma magari valutiamolo in un altro modo. Ecco, vivo a Faenza, ridente cittadina della Romagna, lavoro a Cesena, ridente cittadina della Romagna, che sta a 10 minuti dal mare. Forse che d'estate, invece che farmi 25 minuti e andare verso l'interno, me ne faccio 30 e vado sulla spiaggia. Prendo uno dei tanti bagni che mi dà connettività e lavoro. Così come me, chiunque in azienda può farlo.
Questo inizia a essere un vero valore aggiunto del dire faccio il remote working, lavoro da fuori, evviva, mi lavoro e mi rilasso. Ta, 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 ta. Ecco, magari questa cosa qui è la auto esagero, perché comunque sì, sono in un bagno, però mi passa a fianco il bambino con la palla, la sabbia, me la lancia addosso, probabilmente non sto portando valore aggiunto nel mio lavorare, nel mio rilassarmi. Neanche, perché comunque sto bambino con la palla sempre addosso è un po' pesante, però nel totale delle mie giornate, una volta ogni tanto dire oggi sai che c'è? Lavoro dalle 2 alle 8 di sera, la mattina me la passo in spiaggia. Ecco, questa cosa qui è molto più orientata a quello che è il concetto di remote agile, smart working. Quindi iniziamo anche a dire, va bene, lavoro da fuori, però troviamo anche dei luoghi ideali per poterlo fare, oltre ovviamente casa mia, dove in teoria dovrebbe essere uno dei luoghi ideali per eccellenza, a meno che non avete bambini piccoli che vogliono, giustamente essendo piccoli, giocare con voi, voi volete giustamente giocare con loro e quindi anche lì un po' il lavoro va in vacca. Quindi si inizia a ragionare anche di trovare dei posti ideali in cui lavorare. I coworking sono uno di questi, ma coworking non significa soltanto andare in coworking preimpostati, grandi, come a Milano possono essere il TAG o Start Me Up. Ci sono anche micro coworking fatti nei vari paesini dove magari abitate, che sono all'interno di un'altra azienda con cui rischiate di creare del buon business. Quindi qui arriva la parte smart. Sì, io sto lavorando per me, per la mia impresa, però nel frattempo sto creando un rapporto, magari di fiducia tra le persone, che mi permette di creare, di lavorare meglio. Questo porta anche a un altro aspetto del lavoro remoto, agile, smart e tutto quello che volete. È l'autogestione del team. Autogestione del team significa che ad un certo punto un team che si vedrà costretto, ma costretto è una parola brutta, messo nell'opportunità di lavorare in maniera remota, avrà anche l'opportunità di autogestire il proprio modo di lavorare. Proprio modo di lavorare che deve sempre comunque puntare a massimizzare il valore e il risultato, anche minimizzando i tempi. Quindi quando si parla di lavoro remoto, si deve parlare soprattutto di trovare i propri strumenti ideali per collaborare efficacemente. Perché i propri? Perché ogni azienda ha una sua mentalità, ogni azienda ha una sua cultura, è impossibile, o meglio, improbabile, trovare lo strumento definitivo per tutti. È allo stesso tempo complesso dare una serie di strumenti che siano perfettamente verticalizzati sulle esigenze di tutti quanti. Ci sono però delle buone regole di comportamento. Una delle prime regole da fare proprie è remote first, più o meno come mobile first nei siti, cioè prima faccio il sito in modo che funzioni da un dispositivo mobile. In questo caso, quando cerco una sede, quando cerco questo genere di lavoro, quando voglio lavorare in maniera efficace, in maniera remota, la cultura aziendale deve essere orientata a farlo. Cosa significa? Significa, beh, la cosa più banale, ce l'avete una connessione decente? Perché soprattutto questa cosa qui va a impattare molto. Se vedete che lavorare nel bar sotto casa, ogni volta che dovete fare una Skype call, un hangout o una commit, ci passate 6 ore e 18 caffè per riuscire a cliccare un tasto, ecco, probabilmente quello non è un posto ideale in cui state facendo il remote working. Probabilmente vi dovete adeguare voi di un dongle con una chiavetta 3G che vi faccio navigare in LTE, in 4G, ma comunque in un modo che vi permetta di adempiere ai vostri ruoli. L'altra cosa è che lavorando da remoto, le tecnologie con cui dovete iniziare a lavorare e fare proprie
sono tante e dovete avere strumenti, innanzitutto il vostro computer, adeguati a questo genere di lavoro. Se già il lavoro dello sviluppatore è complesso, il lavoro dello sviluppatore che lo fa da fuori in maniera collaborativa, quindi non il developer hero che fa tutto lui per conto suo, ma quello che collabora con altre persone nel proprio team, lo è ancora di più. Si parla quindi di quattro velocità della comunicazione. In realtà sono tre e mezzo, poi vediamo il perché. Della comunicazione e della collaborazione efficace. Cosa significa? Significa che noi abbiamo delle esigenze di real time. Abbiamo una domanda, ci aspettiamo una risposta adesso. Adesso significa che gli strumenti che state utilizzando, che volete utilizzare, vi permettono di avere questo feedback. Il telefono è lo strumento più veloce per raggiungere questo risultato. Alzo la cornetta, dall'altra parte mi risponde qualcuno, se non mi risponde nessuno so che non ha ricevuto la mia telefonata. E quindi in qualche modo sono bloccato, però lo so fisicamente che non c'è stata una comunicazione in real time. Ci sono, faccio la posa, bella, brutta, no, no, capelli al vento, è un video, ah, quindi posso dire tutte le scemate che tipo queste qua e mi vengono registrate, perfetto. Sull'ambito del real time ho una pletora di strumenti. Slack è ormai diventato di moda, è un clone di IRC, probabilmente un po' più evoluto, ma IRC faceva le stesse cose con un'interfaccia grafica più brutta. La Skype, che anche se ormai non è più di moda, comunque fa il suo sporco lavoro. Il telefono, che è number one per parlare con le persone, nel one-on-one. E alzarmi e andare a parlare fisicamente con la persona. Se sono da remoto, organizzare un incontro, domani ci vediamo per mezz'ora, e discuterne vis-à-vis. Il vis-à-vis, nonostante sia a un talk di remote working, molto spesso è lo strumento ideale per risolvere problemi inespressi. Dopodiché parliamo di modi di comunicazione asincrona. Cosa significa asincrono? Significa che non mi sto aspettando la risposta adesso, però se me la dai nei prossimi 5, 10, 20 minuti, non mi fa schifo. Se poi me la dai domani, se c'ho urgenza sono lì a scriverti dimmi, o alzo il telefono se ho veramente urgenza. Di nuovo, le chat sono un ottimo strumento asincrono per ricevere feedback, ma allo stesso tempo possiamo avere un issue tracker come quello di GitHub, Basecamp, le mail. Le mail è lo strumento principe della comunicazione asincrona, dove chiedo qualcosa, non so se qualcuno ha ricevuto questa mia richiesta, prego che qualcuno mi risponda. Ok, questa è la comunicazione asincrona. Prima o poi qualcuno mi risponderà. Probabilmente a qualcos'altro, però qualche risposta ce l'avrò. Poi ho il mezzo, che non è proprio un tempo di comunicazione, però è un modo di comunicazione, cioè push. Qualcuno fa qualcosa che non è relativa alla comunicazione verbale diretta, ma di progetto indiretta, e io vengo avvisato della tal cosa. Bellissimo. Server di continuous integration. Io faccio la mia push, spacco tutto il team scopre che ho spaccato tutto, mi insulta in maniera sincrona, quindi non asincrona, perché lì chiamano e l'insulto funziona sempre meglio se fatto direttamente. Di nuovo Slack che vince su tutti, perché è una chat, quindi ci attacco dei bot, buttano dentro informazioni, forse troppe ogni tanto, però mi permette di attaccarlo a diversi connettori per fare comunicazione push. GitHub, gli SMS sono un'ottima forma di comunicazione push, se automatizzato, cioè se non c'è dall'altra parte del telefono un omarino che mi scrive qualcosa, ma se c'è un computer che mi dà informazioni per dirmi è crollata l'infrastruttura Amazon da 200 server. Ecco, questo genere di notifiche servono, di informazioni servono a notificarmi di qualcosa e permettermi di agire di conseguenza. Infine c'è lo storage, quindi la comunicazione scritta che deve perdurare nel tempo.
Le comunicazioni asincrone hanno il difetto di essere complesse da essere ricercate. Su una chat Slack in cui ci sono 20 persone che spendono il 20% del loro tempo a trollarsi, trovare quella specifica issue di cui si era discussa 3 mesi fa con una soluzione in una riga sola diventa un pochettino più difficile da fare. Ecco che quando emerge della competenza ad alto livello, questa competenza noi la dobbiamo riversare, come i bravi monaci manuensi, su un qualcosa di più stabile. Il qualcosa di più stabile può essere un wiki, può essere un file su Dropbox, Google Drive, o qualsiasi piattaforma cloud di store delle informazioni. Allo stesso tempo, oltre il know-how che ci stiamo portando dietro, possiamo anche salvare come informazione quelli che sono gli asset dei nostri progetti. PDF, parte di UX, style guide, comunque mettere a disposizione di tutti in una maniera più duratura informazioni per una consultazione asincrona o in qualsiasi momento. Di nuovo qui vi deve venire in mente il discorso di remote first. Quando scegliete degli strumenti che vi permettono di fare questo genere di azioni, considerate che siano trasversali a tutto lo stack tecnologico che avete in casa. Perché? Perché io in azienda sono lo sfigato che usa Windows Phone, sono l'unico, per motivi miei religiosi, non lo so, in realtà è l'unica cosa Microsoft che continuo ad utilizzare, felicemente dirò, e dall'altra parte faccio fatica a trovare i tool che funziona sul mio cellulare. Quindi, quando viene scelto un qualcosa che deve essere trasversale a tutta l'azienda, innanzitutto controlliamo che funzioni su web. Se funziona su web, perfetto. Funziona su web in modalità mobile? Sì, ancora meglio. Ci sono le app dedicate? Sì, c'è per Android, c'è per iOS, Fullo mi dispiace. Vabbè, mi arrangio, c'ho un iPad, userò l'iPad. Però il discorso è: non cercate di usare delle tecnologie che siano vincolanti a un solo stack tecnologico, altrimenti riducete anche l'efficacia che potrete avere nel vostro lavoro. Se per qualche motivo assurdo avete l'iPad rotto, l'iPhone staccato, senza batteria e quant'altro, e dovete accedere ai dati, un'app che avrà le informazioni per voi indispensabili solo su quel device non è un'app che rispecchia un processo di remote first. Cambiamo tema. Abbiamo parlato un po' di quelle che sono le buone modalità di lavoro, parliamo delle buone modalità di assunzione. C'erano degli imprenditori, tutti sapranno quanto è difficile. Quanti imprenditori sono di Milano? Tutti praticamente, perché a Milano, il comune di Milano fa il 80% del mondo dell'IT. Però, quanti di voi hanno provato ad assumere persone su Milano e non le hanno trovate perché gli altri stanno provando ad assumere le stesse persone? Tutti. Il problema diventa questo: cercare delle persone sta diventando sempre più complesso, sta diventando sempre più complesso e il remote working per un imprenditore sta diventando anche una buona alternativa per fare hiring. Per fare hiring anche in posti sconosciuti, piccoli paesi dell'Appennino tosco-emiliano, per esempio, piuttosto che altre città su cui non vi potete permettere una sede, dove c'è il bravissimo sviluppatore Tizio e Caio, che però lui per scelte di vita non si muove. E non è che potete cambiare la vita alle persone che lavorano con voi. D'altronde loro fanno è il lavoro, non è la loro vita. Poi, tempo fa, c'è stata una discussione sul work-life balance. In realtà non è che quando sono a lavoro sono una persona, quando esco dal lavoro sono un'altra persona. Sono incazzato, entro in ufficio, divento felicissimo, esco dall'ufficio di nuovo. Sono sempre io, quindi non esiste una netta distinzione tra work-life balance. Esiste più che altro un modo per rendere le persone mediamente più felici. Ok? Quindi,
Lavorare tendenzialmente non significa far abbandonare i propri sogni alle persone. Quando abbiamo iniziato a fare il remote working, l'abbiamo iniziato nella maniera più estrema, cioè uno dei nostri sviluppatori ha detto: ragazzi, io quest'inverno ho deciso che mi faccio 6 mesi alle Canarie. Che facciamo? Mandaci una cartolina, continuiamo a lavorare da remoto. Cercati un coworking che abbia connettività. E così il primo è partito e si è fatto 6 mesi alle Canarie, poi è tornato in Italia, poi ha detto: ma sai che c'è, io i prossimi 6 mesi me li faccio a Berlino, poi torno, i prossimi 6 mesi me li farò da un'altra parte. L'importante è trovare connettività per poter fare questo genere di cose. Quindi è venuto un attimino la voglia a tutti di dire: eh sì, ma cioè lui è andato a Canarie, io vado in Thailandia per 4 mesi, eh? 4 mesi in Thailandia, track, 4 mesi in Thailandia con noi che lo odiavamo perché tutte le mattine ci trovavamo una foto del genere su Slack. Quindi, cioè, bellissimo, bellissimo, però anche no, cioè, basta. E c'era la connessione. No, per assurdo. Per assurdo, ci sono posti dispersi nel mondo, tipo la fin del mondo in Argentina, Ushuaia, che hanno connettività mediamente buona nei boschi. Non ci possiamo lamentare tanto dell'Italia, ok? Da un punto di vista del mobile, cioè scarico a 14 mega, il problema è che a casa non supero il mega e mezzo, però da cellulare 14 mega, cioè. Se attacco il cellulare alla TV, Netflix lo vedo, quindi cioè, i problemi principali li risolvo. Allo stesso tempo, quando parlo di remote working, è perché non. Ok, la maggior parte degli sviluppatori sono single, scapoli e con una prospettiva di familiare spesso ridicola, per tanti motivi, per tanti motivi, per tanti motivi, non andiamo a sottilizzare, però c'è chi di noi riesce ad avere questo genere di successo nella vita, cioè poi più o meno tutti ci arrivano in qualche modo. E quindi non puoi dire: eh sì, però dai, non è che puoi continuare a vivere nelle ridenti Marche guardando il Conero perché c'hai il bambino che va a scuola lì, hai i nonni. No, no, vieni a Cesena, perdi tutte le reti sociali che c'hai e poi vediamo. Ecco. Anche questo genere di ragionamenti qui va fatto nel momento in cui parlo di remote working, smart working, agile, lavoro agile. Stesso motivo, quando lavoro, non vivo facendo remote working, ma vivo dentro l'azienda, ma ho bisogno per un giorno, due, tre, di dire: ragazzi, io devo stare a casa, ho i figli malati e devo andare in lavanderia. Perfetto, la lavanderia c'è il wifi, nessun problema. E quindi. Anche questo genere di opportunità ti si presenta all'interno del tuo lavorare remoto o nel mettere all'azienda nella possibilità di far lavorare remoto le persone. Anche qui non stiamo parlando di dire da domani niente ufficio, tutti a casa e poi chi si vede si vede. No, noi abbiamo mantenuto un ufficio, ma abbiamo dato la possibilità a tutti i dipendenti di fare la scelta quanto dedicare fuori dall'ufficio, si stare sempre fuori dall'ufficio, se andare a vivere da un'altra parte. L'importante è dare questo genere di scelta per permettere alle persone di operare nella più totale tranquillità personale. Ci sono degli studi, l'osservatorio citato prima, che dicono che questo genere di approccio mediamente porta a una soddisfazione personale superiore al 71% della media, con un aumento della produttività del 50%, è tantissimo un aumento della produttività del 50%. Un incremento della motivazione in quello che si sta facendo uguale significa che una persona più motivata, magari a livello imprenditoriale, ti porta l'idea di business in più che a te manca, perché sei troppo impegnato nel parlare con i clienti. In più c'è un benessere organizzativo che vuol dire che la gente tende a risolversi i propri problemi, tende a essere più proattiva verso la vita aziendale in questo genere di contesti.
c'è un aumento della fidelizzazione delle persone nell'azienda. Questa cosa qui ne parleremo molto nella seconda fase del talk, perché è una di quelle che da imprenditore sento di più in assoluto. Tant'è che adesso parliamo dei lati oscuri del remote working. Fino ad abbiamo detto bellissimo, evviva, yeah, tutti a fare remote working, venite da me al bagno cesenatico così ci divertiamo. Ecco, il remote working è per molti ma non per tutti. Non tutti hanno la mentalità, la forza di lavorare da remoto. Perché lavorare da remoto, per assurdo, ha un carico cognitivo, ha un carico di rapporti personali molto più alto, ma anche quello che devi produrre è molto più evidente, perché finché tutti lavorano in ufficio e stanno lì si dicono le cose, è una cosa. Però nel momento in cui tutti sono remoti e tutti vanno a guardare il base code degli altri, parlo della mia esperienza in questo caso, vanno a guardare il base code degli altri, perché a fine giornata si dice chi ha fatto questa storia e chi ha fatto quell'altra, tutti hanno un controllo da parte, un autocontrollo da parte del team che è maggiore, è molto maggiore, e porta, tra virgolette, a un maggiore stress in questo genere di lavoro. L'altra cosa è che da un punto di vista della comunicazione devo essere propenso a comunicare. Se io mi aspetto che la gente, se sono di cattivo umore, se entro in ufficio di cattivo umore, la gente vede di cattivo umore e può agire di conseguenza. Può lasciarmi in pace, perché sa che è meglio lasciarmi in pace, oppure può chiedermi cosa è successo, vuoi una mano. Se io sono di cattivo umore da casa, non è che mi vedono in pigiama e maglietta da casa così un po'. Cioè, non lo sanno che sono di cattivo umore. Non ho neanche il faccione triste. Cioè, quindi devo essere io il primo a comunicarlo. Il primo a comunicarlo nel maniera più semplice può essere una chat, può essere anche una call per dire ragazzi, ho questo problema, probabilmente nei prossimi 2 giorni shift il mio orario di lavoro per questo motivo o quell'altro. Quindi bisogna avere delle persone che siano capaci di comunicare. Consideriamo da un punto di vista aziendale che la ricerca di Forrest, che è uscita tra penso una settimana fa o poco di meno, dice che nel 2016, nel nostro ambiente, quindi quello dell'IT, il 43% dei lavoratori lo farà anche in un contesto remoto. Quindi questo porta alle aziende a doversi iniziare adesso a preoccupare di avere delle infrastrutture che gli permettano di farlo. Il 43% vuol dire 4 persone su 10, a meno che a uno non gli seghiamo una gamba e ci abbiamo il 3 che avanza. Però sono sempre 4 persone su 10 che lavorano fuori dall'ufficio. Se io non sono pronto per questo genere di approccio, non arriverò da nessuna parte, o peggio, mi danneggerò perché manderò la gente a lavorare fuori casa senza avere gli strumenti e la mentalità per farlo. Sull'hiring, di cui discutevamo prima, la concorrenza diventerà globale. Oggi i miei competitor che vengono a prendere i miei dipendenti sono Facebook, Google, Rocket Internet, tutte aziende che hanno capacità di spesa non italiana su uno stipendio e che possono permettersi di dirsi quant'è che prendi? Ti do 3 volte di più. Lavori da casa, fai quel che ti pare, una volta ogni 4 mesi, 3 mesi facciamo un meeting su un'isola caraibica, tutto spesato. Io non me lo posso permettere, sono un'azienda italiana, come tutte le aziende italiane faccio fatica a crescere in maniera esponenziale, non ho gli investitori che mi buttano carrettate di milioni di euro così perché ho fatto il social software per i gattini senza una zampa, e quindi cioè, inizia a essere un po' complesso. Il remote working porta anche a un disinnamoramento verso le aziende. Il remote working fatto male porta a un disinnamoramento verso le aziende, perché le persone si sentono abbandonate. È come dire, oh, da domani tutti a casa a lavorare, eh? Siamo un'azienda, siamo fighissimi, poi andiamo a fare il nostro giro in canoa a fine anno, però da domani tutti da casa. E cioè, non è che possiamo sempre star lì a sentirci, facciamo un meeting ogni mese, poi vediamo, ecco.
Questo remote working ha portato, se prima era 1,8 anni a persona, parliamo della Silicon Valley in questo caso, sull'ambito italiano è un po' più alto, quasi il doppio, sull'ambito europeo è un po' più alto, un terzo in più, però ha portato le persone, gli sviluppatori, i dipendenti in generale, a ridurre la loro presenza nella stessa azienda, a meno di un anno. Cosa significa questo? Significa che il mio costo di acquisizione del personale non sarà più quello di devo assumere qualcuno 2 mesi in colloqui, ma sarà devo assumere qualcuno 2 o più mesi in colloqui, devo portarmelo in azienda, devo dargli competenza, probabilmente il suo ROI, il ritorno di investimento, arriverà nei primi 3 mesi, 4 mesi, perché comunque stiamo parlando del mondo IT, quindi se lo metto a billare, billa, non ho problemi. Però, il dominio della mia azienda, che è complesso, prima di essere perfettamente recepito dalla persona, si può parlare anche di anni. Quindi, praticamente, diventerò una sorta di azienda di formazione a gratis, che prende bravi sviluppatori, li fa diventare sviluppatori più bravi, qualcun altro se li prende e giro a capo. E non riuscirò mai a crescere come impresa. Perché? Perché avrò questo genere di problema. Infine, l'ultima misconcezione, anzi la penultima misconcezione, è che remote working non significa risparmio. In un del primo periodo di hype di remote working si parlava di perché si risparmia sul traffico, sul tempo. Vero, vero, per determinate cose. Da un punto di vista aziendale non è detto che ci sia un vero risparmio, ok? C'è un guadagno, concetti differenti. Investo di più per guadagnare di più, ma non sto spendendo di meno, sto investendo di più. Banalmente, se devo aprire un ufficio e ho 5 remote worker nella stessa città, metterli in un co-working mi costa per assurdo di più che aprire un ufficio e tenerlo vuoto per la maggior parte del tempo. O trasformare il mio ufficio in un co-working. Perché? Perché i costi sono quelli. Comunque, la fee fissa, il fatto che ti devo dare dell'hardware di ultima generazione, e quello te lo darei comunque in sviluppi, non posso darti l'hardware di penultima generazione, ma il fatto che ti devo dare la connettività per poter lavorare anche da fuori e tutta la serie di benefit che hanno i remote workers, questo mi sta, tra virgolette, facendo investire di più rispetto a un normale contratto lavorativo. Normale contratto lavorativo, che poi mi arriva l'incubatore, la startup, la mega azienda del caso che dice ti do di più, tanto chi se ne frega. Vabbè. Infine, giusto perché siamo in Italia, sul fronte legale non siete illegali, siete tutti dei pirati, smettete di fare il remote working, perché il remote working si fa secondo la 626. Dovete stare a casa vostra con la sedia certificata da 600 euro, il tavolo all'altezza giusta, la connettività fatta in un certo modo. Poi, ma io vorrei andare al bar. Se inciampi, cadi, ti rompi una gamba, ragazzo mio. Non è detto che l'INPS ti paghi. Quindi questi poi diventano i veri problemi. E come si aggirano? Non si aggirano. Piuttosto si investe di più dicendo hai un'assicurazione medica extra, hai un'assicurazione sugli infortuni extra. Si fanno questi generi di ragionamenti. Quindi anche su questo fronte bisogna stare ben attenti. Quando si fa il remote working o agile o smart, gli atteggiamenti collaborativi sono la cosa più importante. Il founder di Atlassian, in un'intervista fatta qualche tempo fa, ha detto non è tanto quanto stai pagando le persone a tenerle in azienda, è come le stai trattando. Questa è la cosa importante. Creare una cultura empatica all'interno dell'azienda che permetta alle persone di lavorare bene insieme. Che poi queste persone siano distribuite su un continente è ininfluente. Quindi bisogna valorizzare i valori
positivi della collaborazione quando si fa remote working. Non bisogna dare soltanto valore al lavoro. Ah, hai fatto la commit un giorno prima, bravo! No. Bisogna in qualche modo premiare i comportamenti che favoriscano il dialogo tra le persone. Oh, la settimana scorsa hai organizzato una pizza tra tutti, invitando anche la gente che era fuori. Bravo, questo è un comportamento che crea spirito di squadra, comunità e che fa vivere meglio alle persone il fatto che stanno lavorando in un'azienda diffusa. L'altra cosa è, se si è in dubbio, bisogna chiamare. L'ho detto prima, lo ripeto adesso. Parlare con le persone, anche al di fuori dell'ambito lavorativo, ma e nella vita personale, parlare con le persone molto spesso risolve la maggior parte dei problemi, dovuti al fatto che le persone non si capiscono. Se si ha un problema, allo stesso tempo, bisogna chiamare. Da capo è importante essere sempre chiari, limpidi, trasparenti, cristallini sui problemi che si hanno, lavorativamente parlando, ma anche personalmente. Ho la figlia malata, non riesco a venire tutti i giorni in ufficio alle 9, o non riesco ad aprire Skype per lo stand-up alle 9, perché alle 9 le devo dare lo sciroppo e ci metto un'ora e mezza per farglielo bere. Basta parlarsi. Perché altrimenti poi uno dice, ma lui non c'è mai la mattina, chissà cosa sta facendo. No. L'altra cosa molto importante è organizzare delle attività di team building, ma non una volta ogni 2 anni facciamo la scampagnata, in maniera costante. È un investimento, è un altro investimento che un'azienda che vuole lavorare in ambito di remote deve fare. Deve. Cosa significa organizzare attività di team building? Significa uscire insieme, possibilmente stare insieme un paio di notti fuori, possibilmente non soltanto nel weekend, perché la gente ha anche una vita, quindi iniziare l'attività un giorno lavorativo per far vedere che anche la stessa azienda ci mette del suo per creare team building e sfruttare questi momenti per creare e far crescere una cultura aziendale. Cultura aziendale che poi deve essere portata avanti nel tempo, fatta crescere nel tempo e soprattutto rimessa in discussione nel tempo. Noi facciamo un'attività, la chiamiamo il country, una volta ogni 6 mesi troviamo un agriturismo o una struttura che ci possa ospitare, andiamo in massa lì dal venerdì alla domenica. Si mangia, si beve, ci si diverte, ma facciamo anche attività che ci permettano di chiarirci i dubbi, ma anche lavorare di impresa, cioè capire dove possiamo andare insieme, quali sono gli strumenti che ci possono aiutare a lavorare insieme. E questo vi garantisco che porta valore, perché tutti si sentono parte dell'azienda e tutti vogliono fare parte dell'azienda. Quindi facciamo un breve sunto di quello che sono le istruzioni d'uso sul remote working. Il remote working non significa telelavoro, cioè non è un'imposizione fissa, ma è un metodo di lavoro dinamico e che si adatta alle proprie esigenze, alle proprie della persona, non alle proprie dell'azienda. Bisogna adottare i giusti strumenti e la giusta tecnologia. Bisogna imparare a condividere le informazioni e a condividerle in maniera chiara. Bisogna ricordarsi delle aspirazioni personali. Non tutti vogliono fare solo lo sviluppatore per sempre. C'è chi vuol fare lo sviluppatore per sempre. Magari qualcuno vuol dare priorità in certi momenti dell'anno alla propria famiglia. Se avete dei dubbi, parlatevi. Cerco di renderla chiara. Dovete premiare i comportamenti positivi, creare una cultura aziendale,
e rimetterla continuamente in discussione. Fatte queste cose, potete iniziare a pensare a fare il remote working. Queste cose qui le potete fare anche senza il remote working. Una volta che siete bravi, almeno nella metà di questi temi, ecco, lì potete iniziare a fare remote working fatto bene, senza avere dei ritorni, dei colpi di frusta indietro su comportamenti sbagliati. Sono Francesco Fullone e sono il CEO di Ideato. Grazie. Se avete domande abbiamo 15 minuti, 14. Ciao, abbiamo sempre visto il punto di vista del datore di lavoro e del lavoratore, però quando c'è in mezzo un cliente, qual è l'approccio? Cioè, in un meeting con uno sviluppatore che è in Thailandia, qual è la percezione che il cliente può avere come serietà o comunque allora, nella vostra esperienza? La domanda è, se sto lavorando con un cliente e lo sviluppatore che lo sta seguendo è dall'altra parte del mondo, come si gestisce il cliente stesso? Probabilmente ha fatto una scelta sbagliata quando ha messo un cliente che ha bisogno di parlare fisicamente con le persone, con una persona in Thailandia. Quindi è sempre coperto lo sviluppatore da un manager o un account? No, allora, le buone pratiche dicono che whole team significa tutto il team, tutti parlano con tutti, non c'è un PM che blocca qualcosa. Probabilmente, quando hai un cliente che ha determinate esigenze, nel momento in cui costruisci il team per questo cliente, e qui si torna alla definizione di agile working, cioè i giusti strumenti, le giuste persone, nei giusti tempi, nei giusti luoghi. Se il cliente ha bisogno di fare un meeting ogni settimana perché ne ha bisogno, allora il team di lavoro sarà un team di lavoro che sarà disponibile una volta a settimana a parlare con il cliente, nella sede del cliente. Se la tua azienda non riesce a gestire una cosa del genere, probabilmente quello non è il cliente per te. Se devi assolutamente avere questo cliente, allora bisogna educare il cliente che si lavora da remoto, ma si lavora da remoto il giorno 1, perché se tu il giorno 1 gli dici sì vengo, il giorno 2 gli dici no non vengo, si stranisce, cioè, tipo i cagnolini si stranisce, va bene. C'era prima lui là che però ha abbandonato, lui là. Lui. La domanda è assumiamo? E abbiamo una forma di online, adesso no, però mai dire mai. Quindi. Lui laggiù. Come gestite? Allora, come gestite un lavoratore che passa il suo tempo sui social invece che commentare codice? La controdomanda potrebbe essere, ma se lo fa anche in ufficio? Perché io devo passare dietro le persone e dire cosa stai facendo? Oh, mi fai vedere quel video, ancora non l'ho visto. No, il discorso è un altro, Si lavora per non si lavora per l'autore di lavoro, si lavora per produttività e per obiettivi. Se una persona non raggiunge gli obiettivi nell'arco di 6 mesi, un anno e mezzo, 2 anni, quella persona probabilmente ciao. Basta. Ciao, io sono Stefano. Ieri proprio a quest'ora più o meno c'era una sessione di Tobias Tom che parlava di cose abbastanza simili e io volevo chiedere una cosa. Il fatto di telelavorare, quindi di non essere in contatto, quindi non essere nella stessa stanza, quindi di non avere magari una pausa caffè con qualcuno in cui scambiare 2 chiacchiere piuttosto che uno passa dietro e dice ah guarda qui stai facendo un arrosto, si potrebbe fare meglio in questo modo. Non è forse un po'... potrebbe essere un qualcosa che porta indietro l'azienda e porta indietro gli obiettivi dell'azienda? Allora, il non essere presenti in sala, nello stesso luogo fisico,
fa perdere determinati atteggiamenti e contesti. L'ho detto anche prima, se uno entra arrabbiato, non sai perché, ma fa anche perdere quei vantaggi positivi. Uno che sta 5 minuti a dire no, e gli altri che dicono cosa succede? Non riesco a fare questa commit, non riesco a risolvere questo problema, l'ufficio ti aiuta in qualche modo a rendere messaggi impliciti espliciti. Il fatto che non tutti siano pronti a fare remote working è perché la persona deve imparare a rendere esplicite le proprie richieste implicite. Poi, team building, collaborazione tra persone, le attività di comunitarie all'interno dell'azienda. Noi facciamo un hack meeting mensile, facciamo retrospettiva, facciamo il country ogni 6 mesi. Sono tutte attività che permettono sia a chi sta fuori ma di venire, ma anche noi di andare, nel senso di trovarci in un unico luogo per discutere in maniera continuativa di questo genere di cose. Per portare un esempio internazionale, Automattic fa ogni tot mesi dei ritrovi di team, dove ogni tot mesi, se non mi sbaglio, sono ogni 3 mesi. Quindi ogni 3 mesi tu hai dei raduni di team, ma è una settimana di lavoro intensivo insieme, per poi fare una volta all'anno il mega evento in cui affittano un'isola nei tropici, eccetera, eccetera, eccetera. Loro sono 400, noi siamo 20, quando arrivo a 400 dico siamo massa critica. Però non so se c'è una massa critica. Noi oggi facciamo fatica, ma perché per tanti motivi, i primi sono gli strumenti, la connettività in Italia è quello che è. Il fatto che alcuni clienti ci chiedono ogni tanto vieni a trovarci, ogni tanto lo andiamo a trovare. Però cerchiamo di fare tutto in modo che sia bilanciato sul processo lavorativo. Se io un giorno ti mando in missione a Brescia da Cesena, magari il giorno dopo non ti faccio venire a Cesena, ti dico lavora da casa, inizia più tardi, o decidi tu quello che vuoi fare. Questo è l'approccio. Non è, se è andato laggiù, chi se ne frega, vieni qua o vai nel tuo coworking, voglio vedere le 8 ore. È lì. Cioè, è la sottile differenza è che anche l'orario è flessibile, ma anche i giorni di lavoro. Cioè, l'importante è che il team si autoregoli. Se ho un team di 2 persone, 3 persone che lavorano insieme a un progetto, che si autoregoli su questa attività. Uno dei nostri, il maledetto che è andato alle Canarie, e lui d'estate, siccome la fidanzata lavora in un campeggio, la fidanzata è libera solo il lunedì, quindi lui lavora il sabato e prende il lunedì di riposo. Perché no? Nel senso, se non sta portando perdita, perché no? Poi sarà il team a gestire la cosa. No, c'era prima lui. Fusi orari è buono perché c'è anche gente che lavora di notte, no? Però magari devi fare la stand up, l'allenamento periodico oppure un hangout. Come gestisci e in quali casi fai momenti di hangout? Ok, allora come gestisco i fusi orari e la comunicazione diretta tra le persone? Quando abbiamo avuto i fusi orari abbastanza incasinati, l'hangout l'avevamo spostato chi faceva hangout si svegliava un po' prima. Noi normalmente lo facciamo alle 9:15-10 perché siamo dei pigroni, e lui si svegliava lo faceva la sera tardi, intorno alle 23 faceva stand up con noi, poi andava a dormire e lui riprendeva a lavorare il giorno dopo, mentre da noi era notte. Con un'ora, due di fuso orario, le 9:30 ci sono servite, le 9:30-10 ci sono servite anche proprio per all'interno dell'Europa, dove vai da +2 a -2, te la gestisci velocemente. Non ho l'esperienza con l'America. Cioè, abbiamo lavorato con clienti americani, e lavorando con clienti americani, questo genere di attività era, noi alle 5 ci rendevamo disponibili per fare con loro lo stand-up e le attività. Però è quello, cioè ad un certo punto lo fai così. Ma consiglia che noi stessi, lo stand-up,
spesso lo facciamo anche scritto. Cioè, l'importante è che ci sia la comunicazione, che poi sia diretta o indiretta, cambia poco. Quindi, se io so che oggi mi devo svegliare alle 6 del mattino per venire a Milano, lo stand-up lo scrivo su Slack la sera o la mattina in treno, in modo che poi gli altri sappiano quello che ho fatto. È semplicemente buon comportamento. Cosa comporta lo stand-up? Qual è il ruolo dello stand-up? Non tanto avvisare dei miei successi, ma quanto avvisare il team che ci sono dei problemi. Se non ci sono dei problemi, potrei anche non farlo, ok? Però potrei voler sentire quello che gli altri dicono. Quindi se sono interessato a sentire, cerco di essere partecipe. Se voglio comunicare, ma non posso in qualche modo interagire, lascio lo stand-up scritto. Grazie. Ciao. È rinato come azienda, cioè remoto o no? No, immagino. Allora, non siamo nati come azienda remota, siamo come nati... Come hai fatto a traghettare tutti a diventarlo? Cioè, perché hai fatto vedere gli strumenti, questi sono tutti chiaro e tutto. Però poi ho capito la cultura, però è il passaggio a arrivarla che è un po' mi manca, no? Il giorno per giorno. È proprio perché è un flow, è un giorno per giorno, non è un processo che oggi giro l'interruttore, remoti. No, è un giorno per giorno, quindi noi abbiamo iniziato tutti a Cesena, eravamo in quattro, ad un certo punto uno dei soci ha detto ho problemi familiari, devo tornare nelle Marche, torno nelle Marche e abbiamo iniziato a lavorare da lì. Io ero sempre in giro, quindi comunque avevamo un canale Skype sempre attivo in cui ci chattavamo, da bravi sociopatici ci chattavamo anche in ufficio, questa è una delle prime pratiche di Remote First, se vi dovete parlare fate broadcast in chat, non parlate vis-à-vis, a meno che non sia un discorso vis-à-vis. Dopodiché abbiamo iniziato ad assumere da fuori, perché? Perché abbiamo aperto nelle Marche, il socio ha detto, ma io da solo vivere mi imbruttisco, voglio andare in un coworking, perfetto, vai in un coworking, ma non ce ne sono, non c'è problema, apriamo noi un coworking, perché aprire un ufficio per una persona è follia. Abbiamo finanziato l'apertura di un coworking, non è nostro, noi siamo finanziatori, tra virgolette. All'interno di questi coworking sono arrivate altre persone che lavoravano un po' da casa e un po' dal coworking, ci siamo trovati bene, le abbiamo assunte, a questo punto abbiamo un ufficio nelle Marche. Però no, abbiamo mantenuto un coworking, perché farci un ufficio quando abbiamo un coworking, quando stiamo in un coworking che funziona? E così di nuovo, la ragazza che segue tutta la parte della comunicazione e del marketing viveva a Bologna, e si faceva due volte a settimana il viaggio per venire, due anche tre volte a settimana il viaggio per venire a Cesena, un'ora di treno, niente di straordinario. E va bene, però ad un certo punto dice, ragazzi, io con il mio amoroso vogliamo andare a vivere a Parma, perché lui sta facendo un master di specializzazione, anch'io vorrei fare un master di specializzazione. Come facciamo? Vai a Parma, gestiamo il tuo tempo, le tue ore, in modo che tu possa anche gestirti il master, e andiamo avanti così. Però sono scelte quotidiane. Ad un certo punto ci siamo accorti che eravamo distribuiti su tutto il territorio italiano con delle persone che vagavano come mine impazzite perché volevano vendere il mondo. Stava funzionando? Sì, e allora a posto. Però non è un processo che giro la chiavetta e a posto. Ci si arriva con calma. Penso abbiamo due o tre domande, quindi uno, due, tre e poi basta. Sì, la mia domanda è... Vedo molte aziende internazionali che assumono come lavoro remoto, ma a livello italiano come viene gestita questa cosa? Nel senso c'è della legalità in tutto ciò, le tasse dove si pagano, chi paga le tasse? Tutta la tasse? Allora, io dico, per le aziende americane, cioè la mera azienda americana fa concorrenza nell'assumere talenti in Italia, quindi... Spero nell'illegalità, no. Come assumono le persone? Le assumono come dei freelance, dei contractor. Quindi tu fai il tuo lavoro in Italia, fatturi a loro, le tasse le paghi in Italia. Non fatturi con l'IVA, quindi tu non avrai mai abbastanza credito IVA per scaricarti della roba. Ma chi se ne frega? Cioè, lo stipendio medio di un contractor con gli US è il doppio dell'Italia, quindi ti può anche permettere il fatto che non ti scaricherai il Mac. Ok, okay. Tutto lì. Grazie. C'era lui e lui. Ciao. Per un'azienda non basata sull'IT, cioè
in cui c'è un ufficio sistemi informativi, ma magari fanno altre cose. Secondo te è applicabile il co-working anche basandosi sulle percentuali che hai detto, cioè miglioramento della, della felicità, oppure vedi più il lato negativo? Cioè non è il mondo dell'IT, scusa ti interrompo così andiamo velocemente, non è il mondo dell'IT, è il mondo del knowledge working. Se tu fai un lavoro che comporta l'utilizzo del cervello e di un computer, ma di un computer, di un telefono, di una chat, di qualcosa, cioè non sei, non devi produrre le bottiglie, non devi stare al tornio, ok? Devi produrre degli asset immateriali, dove lo fai, lo fai. Ok, ma per la tua esperienza è applicabile secondo te o sono più gli svantaggi? Cioè il turnover che si genera? La maggior parte delle aziende che lo fanno magari non sono solo tecniche, cioè all'interno delle aziende che fanno co-working che fanno remote working sono aziende del knowledge working, quindi di quelle che producono asset immateriali e quindi rientrano nell'osservatorio e in quelle percentuali. Grazie. Ciao, da imprenditore a imprenditore, che contratto gli fai firmare per avere questa flessibilità? Perché comunque ci sono delle normative, tolta l'INPS, ci sono proprio delle normative a livello contrattuali e sai com'è? Devo rispondere, no. Cioè, contratto nazionale del lavoro. Su questo contratto nazionale del lavoro dovresti rilevare le presenze? Contratto nazionale del lavoro e poi contratto nazionale del lavoro. Ok. Lui era l'ultimo. Ci sono dei profili che sono più adatti, per esempio dev è più facile, capo progetto ancora, persone che fanno supporto, magari IT in un gruppo di 4, 5, 10 persone che devono coprire degli orari a un'azienda, magari una grande azienda, io la vedo un pochettino più difficile, se supporto magari telefonico non strutturato solo via mail o via canale. Allora, la domanda è, così viene registrata, ci sono dei profili che magari non sono funzionali al remote working, come ad esempio quelli di supporto. La risposta è il 99% dei centralini, dei call center, centralini telefonici sono in India, di che ci stiamo a parlare, quello è il supporto. I sistemisti, le aziende che fanno i NOC, lo fanno con una base in Italia, una base in India e una base in America, così hanno l'H24 senza avere delle persone che sono con dei forti problemi di sonno e producono niente. Quindi cioè, il discorso è soprattutto quelli che danno supporto di beni immateriali possono fare questo genere di lavoro. E il remote working ti permette di coprire H24 senza fare dei contratti da H24. Butta via. Prego. Direi che abbiamo finito, mi sbatton fuori.